Cardellino, nome scientifico Carduelis carduelis. Carduelis era il nome con cui questi uccelli erano conosciuti nell'antica Roma, dovuta alla derivazione latina della pianta del cardo, di cui semi i cardellini sono notoriamente ghiotti. Un bellissimo uccello da tutelare e salvaguardare. Io quando ero più giovane ne vedevo e ne trovavo molti più di oggi. Vuol dire che, come molti animali, si sta riducendo. Dall'aspetto inconfondibile, il cardellino è un piccolo passeriforme lungo poco più di 10 cm per circa 12 grammi di peso. La sua livrea è variopinta e sgargiante, con il muso rosso scarlato, le guance bianche, la testa nera, il corpo beige, le ali nere con una striatura gialla intensa dalla punta bianca. Non ci sono differenze evidenti tra il maschio e la femmina, a parte il fatto che quest'ultima presenta una tonalità relativamente più sbiadita. Il becco è possente e robusto, adatto a spezzettare e perforare i semi che costituiscono la quasi totalità della sua dieta. Predilige semi di cardo, cardo dei lanaioli, girasoli, oltre a quelli di agrinomia, cicoria, romice, senecio, tarassaco, crespigno e altro. Ecco, non vi dirò dove siamo, ma io l'anno scorso ero passato di qua, in questo pascolo, poi ci sono gli alberi, con un amico che si intende di animali, di uccelli e tutto, e lui da lontano, da qua, aveva guardato e aveva visto un gruppo di cardellini, parlo forse fine settembre, aveva visto questo gruppo di cardellini da lontano e mi ha detto: guarda, li vedi? E io guardavo da là, non li vedevo, preso il binocolo e poi li ho visti. Ecco, sono tornato qui quest'anno e i cardellini ci sono ancora, quindi adesso li riprendo, ve li faccio vedere che bell'uccello che è il cardellino. Grazie. Ecco, adesso saliamo un po' e troviamo il cardo di palude. Qui c'è una piccola sorgente che emette acqua e poi c'è questo cardo. Abbiamo visto che ci sono dei cardi un po' già seccati e altri ancora con dei bei fiori, quindi ci piazzeremo qui perché l'anno scorso poi avevamo visto che i cardellini venivano a prendersi un po' di semi di questi cardi. Ecco, siamo nascosti e li vediamo arrivare. È un migratore regolare e svernante, la specie comune in Italia. Si tratta di una specie tipica dei territori di bassa quota, di regola fino ai 1000 metri, qui siamo a 820 metri, fortemente legata agli ambienti aperti o semiaperti. Nidifica infatti lungo i margini dei boschi di datifoglie, nelle siepi, nei filari delle campagne, nei frutteti, non di raro anche nei parchi cittadini e nei giardini. Fuori dal periodo riproduttivo i cardellini si riuniscono in gruppetti che vagano per tutto l'autunno e l'inverno alla ricerca di cibo nelle campagne. L'alimentazione, che durante l'allevamento dei piccoli è integrata anche con degli insetti e ragni, è costituita in massima parte da semi di piante erbacee. Il cardellino è infatti particolarmente abile nel cibarsi, rimanendo in equilibrio aggrappato agli steli delle alte erbe e spesso a testa in giù. Molto ricercate sono le infiorescenze ormai mature. Il cardellino porta a termine 2 o 3 covate all'anno. Il nido posto all'estremità del ramo dell'albero è composto da muschio, sottili radici, fili d'erba, crini, lana.
vengono deposte da quei 4 a 6 uova covate solo dalla femmina per 2 settimane. Il cardellino è diffuso nelle zone boreali, temperate e mediterranee del Paleartico, dall'Africa del Nord all'intera Europa, con eccezione dell'Islanda, e fino all'Himalaya. Due principali gruppi, la sottospecie nominale Carduelis carduelis, ampiamente distribuita nel vecchio continente con diverse varianti, alcuni autori ne contano ben 8. L'altra sottospecie Caniceps, presente in Europa orientale e in Asia. Ecco, adesso vi facciamo vedere delle altre immagini in un'area naturale che abbiamo visitato l'anno scorso con un'altra pianta, dove abbiamo trovato anche altri cardellini. Ecco, lo scorso anno ero in un'area naturale, avevo trovato molte piante naturali, ma anche insetti, qualche serpentello, diversi tipi di uccelli, fra cui anche il cardellino. Ecco, vedete, questo è il verbasco a candelabro, però di fianco abbiamo trovato anche 2 tipi di cardi. Fra cui questo, e poi questo cardo giallo, bello, interessante, che attira i cardellini che vengono a prendersi i semi. E allora adesso facciamo una brevissima ripresa. Autore Orazio La Corte.